Raffaella Squotto, chi è e che lavoro fa la corteggiatrice di uomini e donne? Raffaella Squotto è una delle più amate protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne. La giovane corteggiatrice ha iniziato a conoscere Brando e Frikian e il suo percorso è inizialmente partito sottotono, ma poi le cose sono decisamente cambiate e Raffaella è diventata sempre più centrale, ed il suo rapporto con Brando è diventato molto speciale. Raffaella ha 25 anni ed abita a Quarto, Napoli, insieme alla sua famiglia. Attualmente lavora per un noto brand che si occupa di intimo e lingerie. Nel corso degli anni ha svolto anche tante altre attività, come hostess di volo, commessa e visual merchandiser. Il suo grande sogno però sarebbe quello di aprire una nursery per bambini, oppure iniziare a lavorare nel mondo della moda per bambini. Alternativamente vorrebbe lavorare nel mondo farmasanitario ma sempre per i più piccoli. Raffaella ha raccontato di avere un profondo rapporto con la madre, con cui va molto d'accordo. Trascorre molto tempo anche con i fratelli e con la sorellina, ed esce spesso con loro. Al contempo però le piace uscire anche con le sue amiche, ed ama andare al mare d'estate e nei locali d'inverno per trascorrere dei momenti di divertimento insieme alle persone a cui tiene. In merito alla vita privata, Raffaella Squotto ha rivelato che prima di prendere parte alla trasmissione aveva chiuso una storia nel febbraio 2023. Questa relazione era per lei importante ed era iniziata nel novembre 2022. Ovviamente non si conoscono altri dettagli e non si sa chi sia stato il suo fidanzato. Per quanto riguarda le curiosità e le passioni di Raffaella, ha dichiarato che il suo colore preferito è il giallo e che ha una passione smodata per pasta e ceci. Questo è il suo piatto preferito e lo cucina volentieri lei stessa. La sua fonte di ispirazione è Roberta di Padua, infatti è il personaggio di Uomini e Donne che stima di più. Ha detto, infatti, che all'età di Roberta vorrebbe diventare esattamente come lei perché si rispecchia molto nel suo carattere. Nella sua vita c'è spazio anche per l'amore per gli animali, ed in particolare ha un gatto di nome Leone, che ha chiamato così perché questo è il suo segno zodiacale. L'interesse per Brando è nato dopo aver notato la leggerezza in cui il tronista si approccia a tutte le cose, e che lei apprezza molto. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Raffaella Squotto e credete che alla fine Brando sceglierà lei? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.